Io le donne non le capisco. A me le donne mi eccoci lasciano. Eccoci, ebbene il momento si sta facendo caldo adesso perché stanno arrivando tanti di quei messaggi. Il primo che vi vorrei leggere è troppo carino, che eccolo qui: ma che state a dì, il telefonino è top secret, nemmeno in mano lo deve prendere la moglie, Dino. Poi ti devo dire, tantissimi anche uomini che scrivono, i mariti e compagni, questa è una donna probabilmente, non ascoltano più di tanto, gli amici, amanti fanno finta di ascoltare. Quest'altro, Vincenzo, ciao Vincenzo, 42 anni di matrimonio, sapete qual è stato il segreto? Ho amato da subito i suoi difetti. Anche bravo. Se non è facile, perché uno all'inizio i difetti non si vedono. Manuele da Roma, la donna per mia esperienza diretta o indiretta lascia quando ha già un'altra sicurezza, uomo tra parentesi. Il bello di amarsi e comunicare sta nell'amare prima i difetti reciproci e poi cercare i pregi, Mirko. Vedi quanti uomini saggi abbiamo, ragazze? Sì, in ascolto. Mm. In ascolto la nostra trasmissione. Sì, sì. Bellissimo. Cerchiamo di capire le donne, no? No, perché in genere non ascoltano invece gli uomini, stavamo dicendo quello. No. vabbè, ma non si può generalizzare. Quel ragazzo ha detto una cosa giusta, ha detto che in genere quando si rompono i rapporti è perché è sempre la donna che lascia perché ha già un altro uomo, no? Invece l'uomo magari... Ma anche il contrario. No, anche il contrario, ragazzi. Un uomo non penso che lasci per stare solo. Delle volte la donna è talmente esasperata che dice meglio sola. L'uomo lascia sempre per una donna, dai. No? Lori? Giulio! L'uomo, a dire la verità, fatica un po' di più perché anche nella dimensione di una relazione extraconiugale ha delle, diciamo, abitudinarietà a cui non vuole rinunciare. Invece una donna è molto più diretta, cioè dice vabbè basta, io me la posso smazzare anche da sola, per cui procedo, insomma. Per un uomo a volte, insomma, diventa un po' più complesso rinunciare anche alle comodità, appunto. Allora, quest'altro punto. Mi piace progetti il concetto a lungo termine. Di Loredana, scusa Sonia, mi piace il concetto di Loredana, che per un uomo è più difficile abbandonare i benefit e un senso di comodità, no? Che comodità, certo. Esatto. Sì. Carino benefit, però è carino. Benefit. Il tuo benefit. Senti, progetti a lungo termine. Cosa dicevi, Mati? Cioè? Niente, vai avanti, Sonia. Io ho sentito, però, dici, no, io poi mi dica, vai. No, vai avanti. Allora, ogni uomo è il capolavoro di una donna, in che senso? Dopo un anno di relazione, l'uomo comincia a rendersi conto di quanto la sua compagna lo abbia cambiato, anche se in realtà lei ha portato a termine la trasformazione in modo solo apparentemente casuale, ovvero senza obbligarlo, ma semplicemente spingendolo a modificare atteggiamenti, guardaroba e varie, per dargli l'impressione di aver fatto tutto da solo. È vero? Io penso che sia vero questo. Io me ne vado. Giulio ha abbandonato la chat. Giulio non c'è. Alberto, Giulio non c'è. Giulio c'è. No, per me Giulio sarà andato a mangiare una cosa, sarà andato a spizzicare qualcosa. Giulio, senti, che però guarda, spezziamo no, la eccomi, lancia anche. Ecco Giulio. Giulio, ti prego, ecco. Fa qualcosa. No, io penso a questi ragazzi che stanno scrivendo questi messaggi con la moglie dietro che dice dobbiamo andare a fare la spesa. Ma non vedi che sto scrivendo una cosa carina sui vostri confronti, capito? Cioè, sono tutte cose alibi che si stanno precostituendo, perché non è possibile. Loredana, chiamami in privato, fai una visita. Anche per le coppie che sono sempre in crisi. Io ho avuto i miei genitori che sono stati insieme hanno fatto 60 anni di matrimonio. Si sono sempre ammazzati, però sono rimasti uniti fino alla fine, quindi evidentemente, dai, hanno ragione anche chi si litiga, non ci si trova certo. Sempre d'accordo, però si tiene uniti la famiglia, quindi
sono chiaramente molto soggettivo, no? È molto scusa, vorrei fare un appello, casi, però Matilde, sai, in questo caso forse il legame è più forte della diversità di posizione, no? Cioè c'è proprio una solidità del legame, probabilmente i tuoi, nonostante litigassero, però erano particolarmente uniti tra di loro, sì, anche perché anche litigare può significare avere due posizioni diverse e a volte si alzano i toni anche per confrontarsi, semmai cioè, in maniera certo. non inadeguata, però alla fine è un confronto, perché lì dove invece il rapporto si sfilaccia, tu non ce la fai proprio a tollerare, a sopportare quello che l'altro dice, quello, come lo afferma, come cioè diventa sì. tutto incredibilmente pesante, anche pesante, come pesante. Capito? Lascia la tazzina semmai nel lavello. Cioè diventa una dimensione. Ma ve la posso fare una domanda io invece? Allora, tra due persone, uomo e donna, di tanti anni di matrimonio, non si litiga, si va d'accordo, ci si sta bene, no? Però non c'è più l'amore. Che si fa? C'è rispetto. Ma che cosa ma la domanda è l'amore lo intendi come... Che cosa intendi per amore? Ascolta, fisico, c'è una grossa fisico. Differenza tra l'amore e l'innamoramento. No, noi spesso neanche... confondiamo l'innamoramento, che è quella parte di irrazionalità, con l'amore. L'amore è un sentimento solido che è privo a volte di slanci, ma è strutturato. Cioè, tu sai che quella persona c'è. Probabilmente non c'è più la passione, quella spinta alla sessualità, insomma, però di fatto c'è un rapporto che diventa granitico, cioè io so di poter fare affidamento sull'altro. Ovviamente bisogna sempre capire anche cosa si ricerca, perché se si è alla ricerca continua di innamoramento, ovviamente l'innamoramento è completamente differente rispetto all'amore, perché caratterizza le prime fasi. Anche se io ho una lunga relazione di coppia, sono 42 anni che sono con lo stesso partner, ci si rinnamora anche dello stesso partner. Bella, bellissima questa cosa che hai detto, molto bella. In modo diverso, no? Claro, cioè ci sono degli innamoramenti, come se fossero... sai, delle curve gaussiane, degli up, dei down, la ricerca, il fatto di dire mamma mia che pizza, perché del resto io vi dico una cosa, per cui so che mi lancerete delle scarpe: noi siamo programmati per essere autonomi, la coppia è una forzatura. No, io sono d'accordo con te invece. Per quello sto dicendo sì. che bisogna star bene, perché se devi star male non ha senso, capisco, stare insieme ad un'altra persona. Posso farvi una domanda? Guarda, io sono programmato per il divano. Giulio, che stai a fare? Sto parecchiando, pensa. A proposito, Maria, noi non famo niente, sto apparecchiando io. Ma è il minimo di male, Giulio. Ecco, poi sparecchio e faccio la lavatoia e poi mi fermo però. Bravo. Scusate, posso dire una cosa? Non è che forse oggi non si ha pazienza, anche voglia di riprendere un rapporto che sta finendo, o che capisci che sta per entrare in crisi? Non è che è un po' troppo usa e getta? Questo, sai, per me dipende anche dalle caratteristiche delle non persone penso. Che sono in coppia. Ci sono persone che trovano persone... tutte fino allo stendimento, no? Io ho amiche che si sono separate, eccetera, o amici anche, che non hanno, rifacendosi una vita, alla fine dicono, forse sai, ho sbagliato a rompere il matrimonio, a non aver combattuto per riprendere, insomma, sai, a lottare, che poi nella vita bisogna lottare, perché poi in effetti era lei la donna della mia vita o era lui l'uomo della mia vita, cioè non si è ritrovato poi in altri. Non so se ti è capitato, Loredana, come psicologa, di avere situazioni del genere, però io ne ho sentite di vite cambiate, perché forse anche per orgoglio, no? Poi la serie basta, mi hai rotto, basta, si è mandata. Bisogna capire se veramente la base
la base come se una era una base di grande solida. Di solidità. Sai, Sonia, le persone che vengono da me di fatto poi fanno un lavoro, un percorso di consapevolezza personale, nel senso che ho bisogno di capire veramente io innanzitutto dove sono e cosa desidero per me, perché come ti dicevo, l'altro in una relazione deve essere un plus valore, non deve essere la stampella alla quale ci si appoggia, cioè deve essere quel più. Quando noi pensiamo all'altro, noi dobbiamo sorridere, non ci dobbiamo intossicare, cioè nel senso che molto spesso invece l'altro viene considerato come supplitivo di una parte di sé e questo non va bene. Cioè, se io sto bene, come diceva Matilde prima, sono contenta di stare da sola, sono contenta di stare con un'amica, in una relazione con un uomo, cioè nel senso, però devo star bene da sola. Quindi certo, in un lavoro di psicoterapia si capisce e poi anche uno cerca di riflettere quello che desidera realmente. Del resto, guardate che noi le risposte dentro di noi le abbiamo, infatti la psicoterapia non è nient'altro che maieutica pura, ti aiuto a partorire la verità che tu hai e che molto spesso è scomoda, cioè che ti fa fatica. Esatto, una verità scomoda, certo. Facciamo finta, non la vogliamo ascoltare. Le verità nascoste, no? Il famoso film. Allora, esatto. Scusatemi, dobbiamo fare due citazioni e a tra poco. Yuhuu, ho risolto! Non mi dire! Con il portale web caronte24.com ho rottamato l'auto comodamente da casa e mi hanno tolto un gran peso! Caronte24.com, rottamazione e pratiche incluse, tutto da casa! Rottama in due click, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, caronte24.com. Ti sei mai chiesto quanto è difficile vendere casa? La Quadrifoglio Immobiliare è azienda leader nel settore dell'intermediazione immobiliare. I nostri consulenti immobiliari per affittare, vendere o acquistare un immobile. Quadrifoglio Immobiliare 06 27 33 20 quadrifoglioimmobiliare.com. Quadrifoglio Immobiliare, una soluzione per tutti, la soluzione fortunata. Da 35 anni noi di Eurosurgelati Italia vi portiamo in tavola prodotti ittici di altissima qualità. È dai mari di tutto il mondo che provengono i pescati congelati direttamente sulle barche per garantirvi la massima sicurezza. Oltre 90 negozi in tutta Italia, ampia scelta di prodotti ittici, verdure, preparati, dolci, piatti gourmet e tante offerte. Ci prendiamo cura dei vostri momenti in famiglia con ricette semplici e gustose create per voi. Eurosurgelati.it. Eccoci! Allora, volevo leggere quanto ci ha scritto Sandro, che fa il punto della situazione, molto incisivo. Le donne devono ammettere che 1. Non sanno guidare e tantomeno parcheggiare. 2. Le donne quando hanno il ciclo sono pazze e furiose. 3. In generale parlano troppo. 4. Pensano troppo tempo alle scarpe e tutti gli altri difetti appartengono agli uomini. Ciao Sandro. Un mito. Giusto. Bravo Sandro. A parte il guidare. No. Allora, poi c'è Abbiamo fatto arrabbiare Sandro. Mio fratello Alessandro a volte è diretto, però dice le cose giuste. Allora, il mio secondo marito è di colore, un'altra nazionalità, un'altra cultura, un'altra lingua, eppure lui mi capisce meglio di tutti i miei compagni precedenti. Brava, l'hai trovato. Allora, c'è Alfio che ci scrive, dopo 10 anni di solitudine di coppia sono andato via di casa, mia moglie non aspettava altro. Brutto, tristissimo. Solitudine questo, di coppia. Guardate che è una bravissima, infatti questo colpisce. Solitudine di coppia, ha detto, quindi ha avuto il coraggio di farlo, visto che chi dei due in realtà ha prima la consapevolezza che c'è una solitudine di coppia deve avere il coraggio e la dignità di con amore di andare via anche. Che poi esatto, gli amori... Perché anche... L'amore muta, no? Assume, come diciamo prima, delle dimensioni diverse, però quando non è più quel tipo di amore che necessita di convivenza, bisogna dare la possibilità proprio a noi stessi e a chi abbiamo amato di viverlo con serenità altrove, non più assieme, è inutile. Sai che...
Ma è giusto, io lo sai che ho sempre condiviso quello che hai detto, però capisco anche tante coppie che magari hanno costruito una vita, una famiglia, una certo. casa, gli interessi insieme, e quello è pesante, no? Perché poi devi, certo. Devi ricominciare da capo. Non è facile, però io parlo per me, perché io ho fatto tutto questo. Però lo rifarei, perché se io devo vivere una vita così, senza passione, senza amore, perché per mantenere lo status, no, non, preferisco la capanna in mezzo al bosco da sola, sì, ma che, sì. Capito? Cioè, questo è il mio pensiero però. Senti, c'è Alfio che dice, il problema sorge quando non si litiga più. Certo. E certo, la cosa, guarda, quello, il silenzio parla, ferma le parole. Il silenzio parla tanto, Il silenzio fa molto rumore, Fa tanto rumore il Mamma silenzio. Mamma mia. Sogna la canzone, siamo arrivati. C'è la canzone. Vai. Allora. Diamo il numero, mi date il numero dalla regia per far chiamare? Cosa dobbiamo fare adesso? Cosa accade, Sonia? Cioè, Alberto fa una canzone e... Fa una canzone, il pubblico deve indovinare, fa alcune note della canzone, il pubblico deve indovinare. Ah, okay. E chi il primo che Noi chiama... Noi non possiamo suggerire. No. Il primo che chiama per indovinare avrà due biglietti per andare a sentire Alberto e Luciano Lembo. Okay. Allora, il gruppetto di note che ci conducono alla canzone sono queste. Vado, Allora. No, troppo facile, Albertino. Lo so, ma io voglio fare pubblico. Meglio il teatro pieno, Giulio. Io non lo so. Tu? No, Fabiola? Rifallo. No, puoi ripetere. La rifacciamo, No, ma è difficile, non si capisce. Troppo ma vale. Ma è un riff... È un riff comune a tanti brani, però, Alberto. No, questo, è un riff di una canzone, magari. Soprattutto. Giulio, tu sei sicuro? Io te lo scrivo in privato su WhatsApp. Scrivilo in privato, perché io non l'ho capito qual è. Guarda, Sonia, diamo un aiutino, va bene? L'aiutino Dai. È questo. Aspetta, qui in questa aspetta canzone... un attimo, 06. Aspetta che dobbiamo dire il numero di telefono, perché gli ascoltatori che stanno alla radio non vedono qui. 06 88 33 033. 06 88 33 033. Vediamo un po'. Esatto. In questa canzone, Sonia, c'è un colore tra quelli che tu ami moltissimo. Ok, Giulio, va bene così? Sì. Ti ha aiutato? Vai. No. Me l'ha mandata lui, me l'ha mandato scritto sul cellulare. Che questa canzone, tra l'altro, non la conosco, se quella che dice lui proprio mai sentita. Fantastico. Ma non l'ha capita Mamma neanche mia. Giulio. Ma non l'ha capita neanche Giulio, sta bleffando. Ve l'ho mandato pure a voi, mandala pure a noi, Fabio, Giulio, va. Vediamo. Me la voglio anch'io, Giulio. Aspetta, Giulio. La rifaccio ancora, come inizia almeno la prima lettera, dai. Oh, allora, santa pace. Io lo rifaccio ancora e aggiungo qualcosa. È difficile. È difficile, aggiungo qualcosa. Allora. Ah, Giulio, Giulio, non sbagliato, era quello che hai scritto tu. Non era quella, Non era poi vi dico quale versione. Ora è facile, con me. Adesso è cioè, facile. Cioè, io ce l'ho l'orecchio musicale, Ma che adesso l'abbiamo capita. 0688 ragazzi, 06 88 33 033. Possiamo dare, Sonia, possiamo dare un aiutino, dire chi è l'autore, magari? No, è troppo facile. Però posso dire chi è l'autore del testo. È in linea, ragazzi, in linea. Enrico, aspetta un attimo. Enrico, okay. Esatto. Enrico in linea, vai. Vai. Enrico. Enrico. Ciao, mi sentite? Pronto? Sì, ti sentiamo. Sì. Io ho provato a dire buongiorno a tutti, ho provato a dire buongiorno. Che c'è una stagione in chat, non so se è giusta. Buongiorno. E lei? E lei? E lei? Hai fallo, Alberto? Avevi ragione tu, mio caro. La vita non dura Ok, mai perfetto. E lei. Enrico, siamo in chiusura, quindi ti dobbiamo salutare. Grazie che ascolti la trasmissione. Ci fa piacere che ci hai chiamato. Allora ti darai il tuo numero di telefono alla redazione e sarai ospite di Alberto e Luciano Lembo.
Ragazze, io vi devo ringraziare per essere venute, non è la prima volta che venite insieme. Troviamo altri temi carini, tornate? Assolutamente, assolutamente sì, così sì, sì. Poi vi inviterò quando andrò a fare teatro al Teatro Manzoni fine marzo, dai. Facciamo perfetto, un altro giochino. Noi verremo biglietti, con dai, piacere, Matilde. Lo so, lo senza, so. Senza nota la nota però, perché tanto non ci azzecchiamo no, no, mai. No. Sonia, ma a proposito di nota la nota, Giulio adesso deve avere il pudore di dire... Io, pensavo, dire fosse, io pensavo fosse De André, Don Raffaele. Fai un po' De André, Don Raffaele. È molto simile. Vai, è vai, simile. Vai a parecchiare. Vai a cucinare, Giulio. Vai. Allora... È uguale. Ragazzi, dobbiamo posare che ci stanno aspettando. Una causa ragazzi, per dobbiamo ciao, terminare. Grazie, un grande bacio. Ciao. A sabato prossimo. Ciao a tutti. Buon weekend. Ciao.